dell'uccisione dell'onorevole Matteotti, dove il nostro concittadino, il nostro grande concittadino Mauro il giudice, è stato giudice imperterrito sulla strada della giustizia e della legalità, subendo e sulla propria pelle una serie di provvedimenti, chiaramente perché in quel periodo non si poteva certamente vivere nella democrazia e nella libertà che ogni popolo ha diritto di vivere e possedere. Nel ringraziare tutti i presenti, nel ringraziare i dirigenti scolastici, i parroci, il parroco, Don Michele, i ragazzi delle scuole, chiaramente con un parterre de roi importante. Oggi è una giornata, l'onorevole Gisella Maturale, che ci ha fatto piacere, ci è venuto a trovare, a presenziare questa giornata importantissima, perché non è una giornata soltanto commemorativa, è una giornata culturale che apre tutto un processo che ci saranno nei prossimi mesi, di un programma che poi sarà dettagliato e spiegato nei minimi particolari, con l'aiuto chiaramente degli insegnanti, della professoressa Santoro, la dirigente Cuciniello, il dirigente scolastico che sta per arrivare, professori, ma un ringraziamento particolare alla professoressa Teresa Rauzino, che con l'attenzione che la contraddistingue, con la sagacia di fare determinati percorsi, di studiare, di approfondire, di andare a trovare tutto ciò che può garantire un percorso di crescita sia culturale sia sotto aspetto conoscitivo, l'ha dimostrato con questo libro, che è più una ricerca approfondita di determinati fatti, momenti, atti che certamente non li troverete nella storia. Per trovarli bisogna fare una ricerca particolare, come ha fatto la professoressa, che ha messo su un libro importante che vi invito a leggere, perché può essere anche un po' faraginoso in certi passaggi, ma è normale, perché se racconta la storia, se dice determinate cose, deve mettere in piedi tutto un discorso per far capire il personaggio, il momento storico, cosa ha subito e perché oggi siamo qui. Un doveroso ringraziamento alla famiglia di Mauro il giudice, che è qui presente con la nipote e con il marito della nipote, e siamo orgogliosi di ricordare il vostro antenato, il vostro parente che tanto lustro ha dato a questa terra e specialmente alla storia d'Italia. Un saluto particolare al mio amico professor Peppino Maratea, che chiaramente Peppino è uno di quelle penne particolari dove non si fa sfuggire certamente. Peppino, ecco, potrebbe prendere veramente il discorso di Carpe Diem, cogli l'attimo. Peppino Maratea, sono veramente contento che sta oggi qui, che ci è venuto a trovare, che chiaramente ha lavorato con la professoressa, sentiamoci con la professoressa perché desidero vederlo, perché è una persona che fra molto tempo, sentirete parlare con i giovani in maniera ancora più entusiasta e in maniera più approfondita, perché Peppino è uno storico carganico che ci conosce. Il dottor Di Carlo, il Franco Ruggero di Yes, e quindi non devo aggiungere altro, anche perché ci attendono una serie di interventi. Poi andremo in Piazza Rovelli, nella strada di Via Imbriani, dove il magistrato ha abitato, è nato, ha vissuto svariati momenti della sua vita, per poi emigrare in quel di Roma, ma non solo a Roma, a Palermo, un po' dappertutto per l'Italia. Volevo ringraziare il Conservatorio di Musica,
con la rappresentante, la nuto soprano Rosa Ricciotti, che ci ha fatto piacere di venire in rappresentanza del nostro conservatorio di Rodica Caio. Chiedo scusa se mi ricordo, il rappresentante dell'associazione Amici dei Bambini di Antonio, che tanto stanno facendo sul territorio da svariati anni. Chiedo scusa se ho dimenticato qualcuno, non me ne voglia. Passo velocemente la parola a Franco Ruggero. Grazie. Buongiorno. Inizierei il mio intervento con questa frase. Buongiorno, eccellenza. Così veniva salutato a Vieste il magistrato Mauro Del Giudice, nei suoi 20 anni che ha vissuto nella nostra città, dopo aver lasciato Lodi e aver girato per tutta l'Italia per la sua funzione di magistrato. Buongiorno, eccellenza. Era un personaggio schivo, taciturno, ma molto rispettato dalla popolazione. Mio padre, mio zio, Mimmo Liota, nati tra il 23 e il 26, l'hanno conosciuto, lo vedevano, e quindi mi hanno raccontato quello che loro hanno vissuto in quel periodo. Si diceva che Mauro Del Giudice a Vieste era stato mandato in esilio, confinato, ma non era così. La sua fu una libera scelta, dopo che venne, arrivò il periodo della pensione, decise di venire a vivere a Vieste vicino al fratello Luigi, medico condotto. Buongiorno, eccellenza. Ci tengo a sottolineare questa frase per capire l'animo, la personalità di questo signore del Gargano. Il mio intervento è in rappresentanza del presidente della Società di Storia Patria per la Puglia, il professor Pasquale Corsi, che è stato invitato, ma dissi già a Maria Teresa: tu sai, Maria Teresa, che lui è impegnato con la moglie, che non sta vedendo, sicuramente non potrà vedere, ma ci ha mandato una bella lettera di saluto che io vorrei leggere. Gentilissima Presidente, perché Maria Teresa è Presidente della Società di Storia Patria per la Puglia, sezione Carcano, che raggruppa tutti i paesi del Carcano. La ringrazio per il gentile e gradito invito, ma le circostanze non mi permettono di raggiungere la bella e per me indimenticabile città di Rodi. La prego di scusarmi e di portare comunque i miei saluti alle autorità locali e agli studiosi che interverranno. Non si tratta per me di espressioni solo formali e di cortesia, dato che seguo sempre con attenzione e rispetto le attività culturali realizzate sul territorio e in particolare le sue, sempre molto apprezzate iniziative e pubblicazioni. Di nuovo auguri e tanti cordiali saluti, Pasquale Corsi, il nostro presidente regionale. Nel completare il quadro di Mauro Del Giudice a Vieste, nacque quasi un modo di dire, perché Mauro Del Giudice, lo sappiamo per la sua storia, fu antifascista e a Vieste si legò ad alcuni viestani antifascisti, il dottor Ferdinando Nardella, il sarto Nicola Del Piano, nipote del garibaldino Menotti Del Piano, a sua volta figlio di un liberale che riuscì a scappare e a salvarsi la vita durante i voti del 1861. Insieme si frequentavano. Dove? In piazza Vittorio Emanuele, piazza del Fosso, dove a Vieste si fanno le feste nelle occasioni delle festività patronali. Presso la sartoria di Nicola Del Piano, quel ritrovo dei compaesani, dei viestani, fu ribattezzato il Cremlino,
proprio per l'opposizione al regime fascista. E c'è una bella fotografia che li riprende tutti e tre, proprio in quella piazza, vicino alla Santoria. Io ci passo tutti i giorni, perché ho lo studio professionale lì, e vi dico che spesso mi ricordo di quei tempi e del magistrato e del giudice che faceva la sua strada per andare alla casa del fratello da Piazza del Fosso, Corso Umberto, fino ad arrivare all'Hotel Seggio. Quella fu la sua ultima residenza, la sua ultima abitazione a Biesco. Nell'Hotel Seggio c'era la casa. Quindi se vi avvicinate all'Hotel Seggio e lo vedete, sapete che lì ha abitato Mauro del Giudice. Ma la prima abitazione, la prima residenza fu un villino all'inizio di via Cesare Battisti, che non esiste più. Io sono rimasto colpito quando Teresa mi inviò la bozza della lapide, che insieme abbiamo detto dobbiamo lasciare un segno sulla pietra di questo uomo, altrimenti il tempo dimentica, sulla pietra. E lei mi mandò il testo, dice: "Franco, questa frase lui la voleva sulla tomba, abbiamo pensato bene di riportarla sulla lapide che metteremo sulla casa". Benissimo. E non sono rimasto colpito dal fatto che lui scrisse alcune parole essenziali. Tra queste, rimasi colpito da giustizia e libertà. Giustizia e libertà era il motto dei socialisti antifascisti durante la resistenza, e che alla fine di ogni incontro, Pertini, Turati, Saraga, alla fine di ogni loro incontro gridavano giustizia e libertà. Così si concludevano i loro incontri. Allora ho pensato, allora nell'animo di Mauro del Giudice c'era un fondamento di socialismo, comunque di repubblicanesimo, e questo era un pensiero mio personale. Venendo da Vieste con Raffaele Pennelli, lui mi ha raccontato un altro episodio e vorrei che lo raccontasse, perché è una notizia inedita di questo personaggio. Raffaele, prego. Dunque, mi diceva un vecchio amico, un sacco, in senso suo, che Mauro del Giudice fu uno di coloro che fa aprire una nuova sezione del Partito d'Azione a Vieste. Quindi è proprio nel periodo in cui un esponente del Partito d'Azione era presidente del Consiglio, Ferruccio Parri, se ben ricordato. Quindi proprio in quel periodo lui aprì la sezione del Partito d'Azione. Ora, naturalmente, questo sta a significare, sta a dare proprio l'impronta, diciamo, di una coscienza politica libera, democratica e allo stesso tempo repubblicana. Grazie Raffaele. Il mio intervento si conclude. Adesso devo dare la parola a due studenti, anzi colgo l'occasione per ringraziare tutte le scuole che sono intervenute, dell'Istituto Giannone, dell'Istituto Mauro del Giudice, la rappresentanza del Conservatorio, i dirigenti. Non so se è arrivato il professor Albano, ecco, ringraziamo la presenza del professor Albano, la senatrice che già ha detto il sindaco, e Teresa Fucciniello che è la dirigente dell'altro istituto. Ragazzi, questo uomo è vissuto quasi 100 anni, ricordate, nei libri di storia voi leggerete di Cavour, di Garibaldi, di Vittorio Emanuele. Mauro del Giudice era loro contemporaneo, perché nacque nel 1857. Mazzini erano i suoi contemporanei. Ha fatto un percorso di vita, di storia, lunghissimo. E quindi oggi ci potrebbe raccontare dell'età giolittiana, come se fossero fatti di famiglia, o di Garibaldi,
Nel 1861, quando il generale Pinelli con la Guardia Nazionale arrivò da Vieste a Rodi Garganico, aveva sedato il voto di Vieste del brigantaggio per venire a sistemare la situazione pure a Rodi, e lui aveva 4 anni. Sicuramente qualcosa si sarà ricordato. È passato dal Regno di Napoli al Regno d'Italia alla Repubblica Italiana. Nel corso della sua vita ci sono stati 7 premi Nobel italiani e altri 13 erano suoi contemporanei. Insomma, approfondiamo la storia personale di questo uomo che rappresenta la storia nazionale. Allora, i ragazzi che devono fare il loro breve intervento, mi raccomando, per tutti. Posso parlare un attimo? Loro hanno seguito un percorso didattico, un'unità didattica per scuola è venuta la professoressa. Particolare. Sì. E infatti è stata nostra ospite e i ragazzi si sono davvero entusiasmati. Me l'ha già detto. Grazie. Allora, Ida, volevo ringraziare io e Barbara Alfano, due parole al volo. Avvicinate. Noi ragazzi dell'Istituto Comprensivo Pietro Giannone della secondaria di primo grado coinvolti nel progetto di Grandi Uomini a Casa Nostra per essere sicuro. Ringraziamo innanzitutto la professoressa Elisa Razzino e anche il comune di Rodi Garganico, perché finalmente ha concesso una giornata come questa che ricorderà un grande uomo rodiano, il cui nome fino a qualche giorno fa era legato alla scuola superiore. Noi non lo conoscevamo, abbiamo imparato molto dagli incontri dedicati a lui a scuola, perché abbiamo saputo chi fosse e ciò che fece. Mauro del Giudice è andato a far parte di ciò che dobbiamo necessariamente conoscere, gli esempi da seguire. Questo illustre magistrato non ha avuto il giusto spazio tra la storia e pure nella sua terra. Grazie a questa giornata e al libro della professoressa Razzino, finalmente anche noi potremo ricordare e raccontare la storia di un grande uomo che non va dimenticato, perché per essere persone sane c'è bisogno di esempi sani. Bravo. Ida, tu sei Ida? L'ultima? Sì. Barbara, ecco, quello che ha detto Barbara. Un uomo sano. Durante il processo, i magistrati che istruivano il processo furono avvicinati dal governo fascista con delle promesse di diventare parlamentari, deputati, se senatori, se si fossero, avessero dimenticato, non pedito qualche cosa nel processo. Uno accettò e divenne senatore, ma il giudice rifiutò. Va bene, allora devo passare la parola per l'intervento a Michele Di Carlo, ma io mi commuovo quando cito la parola Rodi. Vi chiederete perché? Perché mia nonna ha insegnato a Rodi negli anni 50, quando io non ero ancora nato. E poi perché ci imparo con Don Fabio, che è un mio amico di estate. Saluto anche Don Michele. Allora, Michele Di Carlo, che è Eugenio, che è socio della Società di Storia Patria, della Carta di Cavenella, della Carta di Venosa, ci parlerà, il suo titolo l'ho letto dal manifesto, del giudice e il meridionalismo. Michele, 8 minuti. 8 minuti, grazie. Anche perché in ogni caso una relazione molto più estesa su quello che dirò sinteticamente sarà pubblicata dal mese prossimo dalla rivista di Cultura Lingua di Corato, perché ho voluto onorare davvero il lavoro di Teresa Razzino, ma anche per questo bellissimo incontro che il Comune e la Società di Storia Patria hanno organizzato, un incontro che io ritengo di alta valenza culturale
ma anche di un'importanza storica importante per la città di Noti, per tutti i locali. E quindi questo ringrazio anticipatamente il sindaco, la città di Noti Gargano, nella persona del sindaco Amico Danelli, e chiaramente Teresa Maria Maruzzino e la società di Storia Patria di cui faccio parte. Il magistrato Vergiotti è stato anche un acuto osservatore dei suoi tempi, sia per quanto riguarda la morale pubblica, sia per quanto riguarda le politiche che i governi liberali conservatori durante la sua giovinezza avevano instaurato, probabilmente penalizzando il Mezzogiorno d'Italia. Dalle memorie finalmente pubblicate dopo 94 anni, andando incontro a un grande desiderio che si nota nelle memorie del magistrato, il quale in piena epoca fascista finisce di scrivere nel 1932, non spero certamente che queste memorie saranno pubblicate. In effetti ci siamo arrivati con 94 anni di tempo, insomma. Ma lui infatti dice nelle sue memorie che non voleva che queste memorie finissero nelle tenebre della congiura del tempo e che non fosse abbattuto il dente della calunnia di cui lui aveva sofferto. Ha vissuto interamente la sua giovinezza nei primi decenni del nuovo regno d'Italia e ne ha notato da alcuni osservatori di politiche trasformiste, di destra, la destra storica, la sinistra storica, lui non distingueva così tanto e in effetti, essendo politiche fatte per i ceti abbienti, i ceti forti laddove i contadini, il popolo meridionale, soprattutto che non aveva nessun diritto, nemmeno di voto, si capisce bene, in un certo senso, il suo meridionalismo. Un meridionalismo che io, vivendo a Vieste, e per quello che ha detto Franco Ruggeri, chiaramente ho filtrato sin da quando ero un giovane. Tutti conoscevano del giudice e tutti ne parlavano bene. Eppure il padre di Mauro, del giudice Luigi, era stato il primo sindaco della città di Lugana e si era distinto, ricevendo i complimenti del suo omologo intendente provinciale, governatore provinciale del giudice, ricevendo i complimenti per aver condotto una battaglia estrema con i cosiddetti tra virgolette briganti, commerciali nobili in alcuni voluto la lotta dell'Adriatico, ma non era riuscito a migliorare le condizioni della famiglia, vedremo perché, ma soleva ripetere, finita l'esperienza deluso dal governo e i governi sabaudi, Luigi il padre diceva, soleva ripetere, ha ragione Luberazzi, perché realmente si stava meglio quando si stava peggio. E qui c'è un primo accenno al meridionalismo, queste parole punteranno sicuramente il meridionalismo nel magistrato. Ma non era il solo, chiaramente. In quell'epoca Pasquale Villari, storico, conservatore, liberale, futuro ministro della pubblica istruzione, peraltro, aveva già scritto nel 1866 un opuscolo dove diceva che il processo unitario, quella che era stata la realtà, il processo unitario non aveva ottenuto il consenso delle masse e era avvenuto sotto una condizione di totale dominio militare del Piemonte, politico militare del Piemonte. E successivamente lo stesso Villari, nelle note, notissime lettere meridionali, parlava di insoluta questione sociale delle popolazioni rurali del Mezzogiorno e annotava questa insoddisfazione sociale chiaramente alle questioni agrarie e demaniali irrisolte loro stesse. Le terre rurali del Mezzogiorno non erano ritenute praticamente parte della storia, assolutamente, non avevano diritto di voto, gli erano stati sottratti demani che per legge dovevano andare a loro, e quindi vivevano anche durante i
primo decennio del Regno d'Italia in condizioni pessime, condizioni che poi porteranno ad emigrare decine di milioni. Quindi l'Unità d'Italia non aveva migliorato le condizioni di questa fede durante il giorno. In quegli anni, studente universitario a Napoli, gli anni più belli della sua vita, viveva a Napoli, 6 anni, ha vissuto a Napoli, e osserva il clima moderato, abbastanza liberale della città di Napoli, che poi sarebbe peggiorato a fine secolo. Lui diceva che anche le lotte politiche, tra neoborbonici e tuttora, ma governava anche la città, erano molte volte, sono stati elettori, e Savaro, nonostante questo contrasto non era mai, non degenerava mai in quegli anni. E infatti lui, prima di andare all'elezione all'università, frequentava un padre di via Porcella. E lì era una specie di corpo di neoborbonici, dove c'era un giornale di neoborbonici, non neoborbonici, dove ebbe modo di leggere anche il testo di Buddha, e dove praticamente incontrò un amico, un giornalista, amico all'università, Francesco Girage, che lo mise in contatto con praticamente Stefano Sanpoli. Era famosissimo Stefano Sanpoli, in quanto era stato colui che aveva messo sotto accusa in memoriale gli uomini politici del Risorgimento, politici liberali patriottici del Risorgimento. E anche del giudice era deluso da questi uomini per il sistema di poteri liberali che avevano messo in atto. Quindi l'ambiente universitario, la frequentazione, le letture al caffè di via Forcella inducevano questo giovane, che aveva avuto come praticamente maestri due grandi repubblicani, inducevano a rivedere un po' il suo giudizio sul patriottismo innato, che era l'ambiente culturale cui lui era nato, anche il padre liberale, patriota, e addirittura persecutore dei briganti, e rivede un po' il suo giudizio, tant'è che attaccava spesso e volentieri, chiaramente i danni che aveva subito personalmente la magistratura, e addirittura pur di colpire quel tipo di magistratura metteva in risalto, si spingeva a confrontare il retto comportamento tenuto da Ferdinando II nel caso di un caso famoso che non voglio qui ripetere perché ho i minuti contatti, ma è un caso famosissimo in cui Ferdinando II era intervenuto direttamente con il principe di San Nicandro, di Schichella, Pinto, per degli abusi che aveva commesso, mentre invece faceva questo confronto a quel comportamento di Ferdinando II di quella magistratura borbonica, apprezzata anche per i suoi voti o che si detta, e il comportamento gravissimo che aveva la magistratura addossata ai poteri finanziari e ai poteri politici dell'epoca. Quindi questa critica è una critica che tutti i meridionalisti più famosi fanno a quei tempi. Una collusione comune denunciata anche dai grandi Leopoldo Franchetti e Sidney Sonin, che diventano ministri, addirittura presidente del Consiglio, una collusione è una situazione dei contadini in Sicilia descritta da questi due grandi personaggi e che andavano ad analizzare perfino le condizioni politiche e amministrative e i rapporti delle terre tra mafia e poteri locali consentiti dal potere statale. Intrighi che non avevano risparmiato il governo nazionale, come per esempio il caso famosissimo, il più grande scandalo della seconda metà dell'Ottocento, lo scandalo della Banca Romana, messa a tacere completamente da poteri mediatici, cioè completamente collusi, e dove intervengono direttamente, sono coinvolti direttamente il ministro del tesoro, per la prima volta ministro, Giovanni Giolitti, che poi
che poi Giovanni Giolitti sarà più volte Presidente del Consiglio, ma in questa sua prima esperienza lui viene coinvolto, mentre capo del governo è Francesco Crisi. E misero a tacere tutto, ci fu uno scandalo finanziario dove praticamente furono concessi prestiti privi di copertura a poteri, grandi poteri finanziari, grandi politici, compresi i due soggetti importanti che ho detto. Anche la sua famiglia aveva pagato le tristi condizioni. E qui entra in causa le tariffe doganali del 1887, che pur di favorire lo sviluppo industriale non mettono a terra l'agricoltura e i prodotti agricoli del sud. E da lì che nasce il grande incremento del divario, perché all'unità d'Italia l'incremento del divario dice niente, ma lo dicono amici miei grandi economisti come Malagna, come il professor Vittorio Daniele e tanti altri, ormai compreso la Banca d'Italia, si va che noi eravamo destro all'inizio, ma a fine secolo, a causa poi di queste tariffe doganali, il divario è enorme. Il Mezzogiorno scoppia, il Mezzogiorno è una terra piena di rivolte, di tumulti praticamente, e di rivolte che praticamente vengono domate con la forza, con la violenza, tanto che nell'ultimo decennio dell'Ottocento si provano, per lui, di Nini, ma lo stesso Cris, provano a rendere permanente quegli stati da sede, quelle leggi liberticide, quando incontra invece la forte resistenza dei repubblicani, dei socialisti e dei radicali. E che convincono anche in un certo senso le elezioni, e quindi una situazione cambia. Ma lui, come Salvemini, familiarmente avevano subito le conseguenze di queste politiche antimeridionali che avevano messo il Mezzogiorno alla frutta, praticamente costringendo contadini a vivere malamente, a emigrare. E tutto questo poi lui aveva dei forti riferimenti nel Salentino dei Viti dell'Acqua, che fu il primo a rendersi conto della gravità, insieme a Fortunato, della gravità di queste tariffe, che probabilmente erano state votate anche dai nostri politici meridionali, qua tutto facendo tanto che l'interesse dei nostri territori. Un po' la storia si ripete, non è che oggi sia cambiato molto. Trovo tantissima analogia nel tipo di stampa che abbiamo, nel tipo di magistratura, nel tipo di politici che abbiamo rispetto al passato. Per finire, un'altra cosa importante, era il periodo delle teorie lombrosiane, non che Lombrosa aveva delle cose particolari, ma i suoi seguaci hanno detto che il popolo meridionale era arretrato, il divario era aumentato perché il popolo meridionale era geneticamente inferiore. Il Del Giudice, quando nel 1926 va a Catania tenendo il procuratore generale, difende i siciliani, dice che non è affatto vero, che i siciliani hanno ragione a lamentarsi, e cito per finire proprio le parole: la diffidenza ampiamente giustificata da una lunga e triste esperienza di siciliani, considerata geneticamente inferiore come tutti i meridionali, questo è un fatto accertato, chiaro, è che ancora oggi noi paghiamo il prezzo di questi pregiudizi. E allora che cosa dice? Come non dovrebbero i siciliani essere diffidenti, dice Del Giudice, se dal 1860 in poi i governanti dell'Italia, per sistema preso, hanno quasi sempre mandato in quell'isola sfortunata che ha guadagnato tutti i svantaggi dell'unità e nessun vantaggio, hanno mandato lo scatto dei funzionari. Qui sul potere politico e liberale, sulla magistratura servita, sulla stampa consenziente, sullo sviluppo economico mancato del Mezzogiorno, il magistrato che fece tremare il giudice non ha pensato diversamente a tutti i grandi meridionalisti, compreso Salvemini, che fu uno dei primi a recensire la cronologia del processo nazionale. Grazie per l'attenzione.
di qualche minuto, va bene. Ma ti perdoniamo. Perché ho iniziato di leggere, quando non leggi poi... No, ti preoccupare. Maria Teresa Rozzino, che noi dobbiamo ringraziare molto per il lavoro che ha fatto in questi giorni nelle scuole per far conoscere il personaggio Mauro Di Giudice, presidente della Società di Storia Madre Brenna Puglia, sezione Cardano Nord, ha avuto il merito di fare questa unione territoriale culturale in cui tutti i paesi del Gargano Nord sono rappresentati dalla sezione di Società di Storia Madre, lei la presidente. E il suo intervento oggi è il seguente: il magistrato che fece tremare il Duce, Mauro Di Giudice, memoria e cronistoria del processo Matteotti. Prego, Teresa. Allora ringrazio tutti voi per la disponibilità e per questa grande partecipazione che ho visto che si è accentrata su questa persona importantissima, dirò di Garganico e non solo, perché Mauro Di Giudice è stato un magistrato preparatissimo, pubblicò tantissimi libri, ecco, prima di essere catapultato nel caso Matteotti, lui era molto apprezzato da tutti, diciamo, gli esperti in legge, e non solo, perché era anche un filosofo, era un sociologo, era un teologo, perché scrisse due vecchie opere, specialmente dopo che ci fu una riconversione da fede cattolica, dopo un periodo, ecco, in cui Mauro aveva avuto una crisi religiosa. E quindi, ecco, basta leggere un po' le sue pubblicazioni, sono tantissime. Allora, la legge penale nel tempo, tesi di diritto penale comparato, era la sua tesi di laurea, la pubblicò 2 anni dopo, ecco, essersi, laureato, ho preso l'Università di Napoli. Il fenomeno giuridico nella scienza sociale, la scuola storica italiana del diritto e i suoi fondatori, Germani Cerest, problemi di ieri e di domani, finalità e funzione della giustizia popolare e corte d'assise, Pietro Giannone nella storia del diritto e nella filosofia della storia. Potere giudiziario al cospetto del nuovo Parlamento e la cronistoria del processo Matteotti. Ecco, come mai quindi partecipo a questa commemorazione? Posso dire che Mauro Di Giudice io ho cominciato a conoscerlo quando sono venuta a Rudi Carcanico. Io ho insegnato presso l'IPCG Mauro Di Giudice e mi vedo proprio nella via Mauro Di Giudice, quindi era naturale da parte mia, che mi sono laureata in storia con il professor Sergio Vitali, indagare su questo personaggio, e la prima ricerca la feci proprio nella biblioteca dell'IPC Mauro Di Giudice, una biblioteca che era costituita allora, grazie al professor Filippo Fiorentino, ben 5.000 volumi contenenti la storia, molti libri di storia locale. Trovai soltanto delle fotocopie, potere giudiziario al cospetto del nuovo Parlamento di Mauro Di Giudice. Quindi ecco, le notizie erano scarne, molto scarne. E nel 2006 però ricevette un input da parte del professor Maratea della comunità montana, il dottor Nicola Pinto, e da soprattutto dal grande scrittore di origine rodiana, Giuseppe Castieri, il quale curava una collana che si chiamava Diori del Carcano. E io partecipai con una biografia di Mauro Di Giudice in un libricino intitolato Figure e Germoni del Novecento, in cui io mi occupavo di Mauro Di Giudice. Poi c'era Tomasiani che si occupava di Pasquale Soccio e il professor Talamo, un professore universitario, della figura di un grande giornalista, Francesco Maratea. Ecco, io sono felice che alla fine sono usciti 2 libri proprio quest'anno su Francesco Maratea, cura del professor Peppino Maratea, che è nipote, il presente, e il libro su Mauro Di Giudice.
un libro che io, diciamo, ho portato avanti con grande difficoltà, perché fino a quando avevo soltanto i riferimenti bibliografici, la ricerca, certo, era andata avanti, avevo pubblicato il Prescrittore del Gargano, però mi interessava trovare documenti, cioè i manoscritti originali, che sembravano essersi perduti, perché le mie notizie dicevano che praticamente questa cassa di documenti con gli autografi e i suoi libri era stato donato dopo la morte da nuovo del giudice al comune di Rodina Campo, e quindi praticamente non si trovavano, finché qualcuno mi disse: vedi Teresa, prova a vedere in biblioteca comunale, perché ho visto che ci sono dei saldoni di Mauro del Giudice. Io andai alla biblioteca e mi disse: ma veramente erano tutti questi documenti che ho salvati dalla distruzione, perché erano stati buttati forse dopo il cambiamento di sede del municipio, quindi avevano subito una brutta sorte questi documenti, e l'aveva inserito un po' nella biblioteca, quindi aveva creato dei saldoni, 4-5 saldoni con i manoscritti, con i ritagli di giornale, e poi c'erano i libri donati da Mauro sparsi nella biblioteca, i libri giuridici chiaramente, ma anche qualcuno dei suoi libri, tipo la scuola storica italiana per diritto, il precursore, che è il libro più bello perché parla di tre grandi, diciamo, del meridionalismo, della scuola storica del diritto del sud, e soprattutto riparta la figura di Vico, di Gradina, e soprattutto del grande Pietro Giannone, che era stato perseguitato perché aveva osato mettersi contro il potere della Chiesa, cioè lui aveva contestato il potere temporale della Chiesa. Però ecco, era anche lui cattolico, non diventa protestante. E su Pietro Giannone stiamo conducendo pure un altro lavoro, che spero abbiamo trovato qualche manoscritto inedito, non inedito, non pubblicato, perché ti parlo di Giannone, se da conoscere l'opera, bisogna partire proprio dalle opere, secondo me. Allora, continuo dicendo che praticamente questa grande figura di Mauro del Giudice mi ha attirato subito, perché era una persona vera, una persona che non aveva peli sulla lingua, forse per questo si mimica parecchi, diciamo, altri papaveri che avrebbero potuto aiutarlo nel baraccone di Montecitorio, lui lo chiama così, perché aveva una brutta esperienza in quanto il potere esecutivo prevaricava il potere, chiaramente, della magistratura, che lui voleva fosse indipendente. E mi sto un po' perdendo, scusate, mi sono molto emozionata. Ecco, ci dico che ecco, questa figura mi ha colpito molto, perché cioè lui è un ragazzo che studia praticamente da Rodica a Granico, la Molfetta, al seminario, poi si diploma da privatista al liceo civile di Bari, si iscrive a giurisprudenza. Qui, come ha detto Michele Di Carlo, viene immerso nel clima culturale molto fervido del sud Italia, perché Napoli era la capitale culturale italiana a quel tempo, e poi comincia pian piano la sua carriera come avvocato penalista. Inizialmente è un flop, e lui lo dice in modo molto chiaro, che non era in grado magari di sostenere le arringhe, per cui la sua prima causa fu un netto fallimento. E quindi impara, si ricorda sempre quello che gli diceva il padre Luigi gli diceva: vedi che hai sbagliato, tu non devi frequentare giurisprudenza, ma puoi segnarti a medicina, perché Rudy Gargano non ha un medico, quindi tu hai una via spianata. Cambia idea, lui invece no, dice: ho paura del sangue. Per cui, però poi vedremo che quando andrà a cercare di Calabria si troverà ad esaminare casi di omicidi efferati, cioè la sua prima funzione sarà quella di presenziare alle autopsie, quindi questa paura del sangue gli passerà ben presto. Ecco, diciamo che Mauro del Giudice è molto attivo a Rodi dal 1886, quando viene nominato vice-direttore della
cura di ruoli. E chiaramente pure lì l'ambiente non è molto favorevole, diciamo, a chi vuole, diciamo, portare avanti le cause in modo corretto, perché stanno raccomandando ai giudici che poi devono decidere, per cui gli dicono tu sbagli a non accaparrarti la simpatia di chi conta. E Mauro invece prosegue sulla sua strada. Quindi fa i vari concorsi e vince il suo primo lavoro importante, riaccetti a Calabria in una sede scomodissima, forse la peggiore d'Italia, però lui non si era raccomandato come si usava allora, e quindi lo mandano in Calabria, e lui sente molto la mancanza del suo paese. Chiaramente quando va a cercare va su un'alta montagna e vede il mare di lontano, quindi un pochino modera un po' il suo giudizio verso voi, perché lui a un certo punto, quando il papà gli aveva detto: Mauro, ma perché non resti a Rosi? Perché vuoi fare questa vita di zingaro andando a levare le autorità? E lui dice, forse i romani si dispiaceranno un po' di questa frase, però è dettata da motivazioni molto profonde che poi lui cambierà nel corso della sua vita. Dice: papà, ma io non posso restare qua in questo paese di stolti e di ignoranti. Perché dice così? Perché quando lui frequenta le aule del tribunale di Lucera, praticamente ogni anno i procuratori che facevano la relazione di fine di inizio anno dicevano: udite il notifica, la regione carcanica è protagonista dei ferati delitti, specialmente da parte dei minori. E quindi lui comunque si rende conto che l'educazione è la prima cosa, tant'è vero che a Rosi si fa inserire in una commissione cultura. Ecco, Rosi poi resterà sempre nel suo cuore, perché quando si ammalerà, a un certo punto prende un esaurimento dopo il processo Matteotti, verrà ospitato dal fratello Gregorio in una casinetta per Rosa Grumario del Bergamo. E diciamo che il fratello Gregorio addirittura lo sostituisce a fare il servizio militare quando lui studiava, quindi è il nonno di Rosaria, vero? E quindi lui resterà sempre affezionato a questo fratello che si aveva sacrificato 2 anni della sua vita per farlo studiare. E quindi, diciamo, resterà sempre molto attaccato anche al nipote, Don Peppino, del giudice. Ecco, questa panoramica per dire che quando arriva a Roma, dopo aver superato tantissimi concorsi, a un certo punto si scontra contro il potere politico nel processo, nell'istruttore del processo Matteotti. E questo lo segnerà la sua vita, perché a un certo punto lui lo dice: aveva 68 anni, era stato tenuto anziano, vecchio quasi, con la mentalità del tempo. Però lui, quando gli viene affidato a questo processo, non lo affida ai sostituti e ne rinuncia, ma lo porta avanti dicendo che onorerà l'onore, cioè onorerà la magistratura italiana facendo un processo vero, cioè non lasciandosi, diciamo, condizionare dal potere politico. Teniamo presente, perché dico, nel titolo del mio libro dico il magistrato che fece tremare il giudice, perché effettivamente l'istruttore di del giudice, se fosse stata portata secondo le intenzioni del magistrato, forse avrebbe cambiato la storia d'Italia, perché allora Mussolini governava insieme ai liberali, si erano imbarcati tutti nel suo listone, quindi non era ancora un governo totalitario come sarà dopo il 3 gennaio 1925. Quindi del giudice non si lascia comporre, non vuole annacquare i processi, nonostante il suo amico fidato, Donato Faggella, che è il suo procuratore capo, cerca di convincerlo a cambiare i capi d'accusa. Invece di omicidio premeditato, mettere omicidio per intenzionale, quindi che comportava un abbassamento delle pene per gli assassini. E niente, ecco, porta avanti questa istruttoria, e sotto casa sua
dice, vorrei leggervi soltanto una frase. Ecco. Insieme a Tancredi, ecco, nel giudice cosa voleva fare? Voleva allargare il processo ai diritti minori, estendendo l'accusa di associazione antilingue all'intero partito fascista. Aveva imboccato la via giusta, indicata da proprie schiaccianti, una via che portava proprio al vertice del regime. Però non poteva incriminare direttamente Mussolini, perché il processo gli sarebbe stato tolto. Mussolini era un deputato e quindi praticamente quando commettono i reati i deputati è diciamo il Senato che si trasforma in alta corte di giustizia oppure Montecitorio a prendere le carte e a continuare il processo, un processo che chiaramente poi sarebbe concluso con la soluzione di tutti, perché i due terzi dei componenti di queste alta corte di giustizia erano di chiara fede fascista. E quindi cosa fa? Il duce ha avvertito il pericolo, usò subito l'arma dell'intimidazione. Commenta del giudice: una cinquantina di fascisti facinorosi vennero a fare una dimostrazione ostile sotto la finestra di casa mia, gridando a squarciagola: viva Dumini, viva Volta e morte ai nemici Mussolini. Comparvero striscioni con parole di minaccia: chi tocca il duce avrà piombo. Altre sfide comparvero sui muri del palazzo di giustizia, su tutti i quartieri di Roma. Quindi immaginate, quindi lui era in pieno istruttoria, stava interrogando tutti. Pensate che in 4 mesi aveva compilò ben 44 registri di testimonianze, tra cui anche quella dello zio del professor Maratea, di Francesco Maratea, che allora era giornalista del Secolo e che rese una testimonianza importante. Ha parlato delle responsabilità di Cesare Rossi, di Bumini, di altri. Allora, cosa era questa banda della cieca che aveva assassinato Giacomo Matteotti, dopo che Matteotti aveva denunciato in Parlamento che le elezioni del 24 erano state fatte con tanti brogli e quindi i risultati andavano invalidati? Niente, poteva sicuramente fare tanto, per cui questa banda era una banda segreta, pagata con i soldi del Ministero dell'Interno, cioè dipendeva direttamente dal governo. Il capo era uno squadrista famigerato chiamato Mister non so quanti omicidi. Si chiamava Amerigo Dumini e sapete che ce lo siamo ritrovato poi alle Isole Tremiti, dove era stato inviato da Mussolini per altri reati che aveva commesso in seguito. E questo Dumini ricatterà Mussolini, tanto è vero che alle Isole Tremiti, a differenza degli altri detenuti, lui vive in una villetta separata, con tutti gli onori, gli agi, riceveva 40.000 lire al mese. E quindi praticamente il silenzio di Dumini veniva acquistato dal duce proprio finanziandolo. E una cosa c'è da dire, che Mauro del Giudice quando torna a Vieste non smette di scrivere, scrive le sue memorie dal 28 al 30, scrive la cronistoria del processo Matteotti in cui racconta con la sua viva voce ciò che era accaduto veramente, che aveva già raccontato praticamente al pretore di Vieste facendo una deposizione che fece poi fu chiusa agli atti del processo del 47 e che mise in discussione i risultati del processo di Chieti, perché nel processo di Chieti del 26, dopo che l'istruttore era stato tolto a Matteotti e che i suoi diciamo successori avevano cambiato le carte in tavola, vennero assolti tutti e coloro che furono condannati furono a 3-4 mesi, che una rapida amnistia praticamente azzerò. Nel 47 invece tutti i principali indiziati vennero condannati all'ergastolo, però anche qui l'ergastolo venne mutato in 30 anni e addirittura
anche tu, Umili, poi viene graziato nel 56, nonostante per il parere negativo della famiglia Matteotti. Teniamo presente che mentre la cronistoria di del giudice non veniva pubblicata perché non trovavano un editore che era, diciamo, sovvenzionasse, il libro invece di questo sicario Umili venne pubblicato immediatamente, si chiamava Sette Corpi, una cosa del genere, addirittura da un editore importante come Longanese, e poi pubblicato addirittura in francese negli anni 70, nel 73, addirittura in là. Il libro di Del Giudice invece stentava a essere pubblicato, nonostante un suo discepolo Scabelloni si desse da fare per pubblicarlo. Scrisse Scabelloni a ben 240 antifascisti. Sapete quanti gli risposero? Perché lui chiedeva, ecco, l'acquisto di aiutare la pubblicazione con l'acquisto di una copia, cioè qualche cosa. Soltanto il papà di Enrico Berlinguer, Mario Berlinguer. E quindi il libro poi verrà pubblicato nel 54 a spese di Migliorino e di Scabelloni dall'editore Palermitano, da Monaco. E ultimamente il libro era andato proprio, diciamo, fuori commercio, nonostante Matteo Matteotti negli anni 80 pubblicò un'edizione, diciamo, una seconda edizione. Ecco perché io ci ho pensato a inserirlo in questo libro, perché è un libro che non è conosciuto in Italia e che tutti avrebbero voluto leggere. Diciamo un'altra cosa, diciamo, per collegarlo con la storia religiosa. Marco del Giudice, perché negli anni in cui visse a Trieste, collaborò con una rivista diocesana della diocesi di Macedonia, la diocesi di Trieste, intitolata Vita religiosa, e pubblicò ben 33 articoli per un totale di 100 pagine, in cui chiaramente portava avanti l'idea, quella bella dell'azione di origine della Chiesa, contrapponendolo un po' alla politica totalitaria del fascismo. Sapete, questo bollettino nel 39 venne chiuso dal prefetto di Foggia, dicendo che il bollettino doveva occuparsi solo di mandare gli avvisi, non poteva pubblicare articoli di opinione. Chiaramente, insomma, noi sappiamo che questi articoli di opinione erano firmati da Mauro del Giudice. La rivista venne chiusa, però Mauro del Giudice intanto stava collaborando con Don Orione, cioè molti dei suoi articoli vennero pubblicati a nuovi libri addirittura su una rivista chiamata San Giorgio, che faceva parte del collegio di San Giorgio, che formò tantissimi orognani. Quindi ecco, tantissime testimonianze ci dicono che nell'ultima fase Mauro del Giudice quindi scrisse anche questi articoli, diciamo, ecco, la sfondo religioso, non rinunciando ai suoi articoli culturali, chiaramente. Nella biblioteca di Rodi, sindaco, ci sono ancora molti inediti, e quindi mi diceva l'onorevole la senatrice Naturale, insieme al dottor Bonomo dell'archivio del Senato Storico di Roma, che sono interessate a digitalizzare le opere di Del Giudice in occasione del centenario che verrà, diciamo, per 2 anni dell'anniversario della morte di Matteotti. Quindi le chiedo al sindaco di vedere se credo che ne dice. Io volevo portare anche i saluti del professor Bonomo, che si dispiace di non partecipare oggi, e che quindi portiamo la vicinanza del Senato proprio a questa iniziativa. Avete fatto vivere oggi questa eccellenza, quindi buongiorno eccellenza, davvero oggi l'abbiamo reso vivo come capace di fare solo il ricordo. Quindi grazie a voi tutti, grazie al sindaco, quindi la disponibilità da parte del Senato c'è tutta per questa persona, per valorizzare il Sud, e perché noi politici vogliamo un bene del Sud. Non tutti i politici sono stati o saranno così, ma il Sud deve essere valorizzato, e grazie a voi per portarne la memoria.
La ringraziamo veramente. Dobbiamo apprezzare, diciamo, l'intenzione di Andrea di Cuba. Chiedo se qualcuno vuole fare qualcosa. Io volevo... Sì. Sì. La presita. Sì. Della... Buongiorno, sì, sono assistente dell'Istituto Mauro del Giudice che a dispetto della... Dannazio memoria, qui hanno condannato l'obbligo di giudice, non c'è una testimonianza che questa dannazio alla fine non c'è stata, perché Robby ha conosciuto i valori di questo magistrato e gli ha intestato un istituto, l'istituto superiore e una strada, dove anche io ho abitato, dopo Teresa. Poi ci sono i nostri ragazzi, sono i rappresentanti del Consiglio d'Istituto, i rappresentanti della Consulta Provinciale, i rappresentanti dei giovani in Consiglio regionale, che sono stati più votati a un bel futuro, che vogliono consegnare a Teresa un cuore, perché tu ci hai messo il cuore in questo lavoro, che è durato tantissimo tempo, veramente è stato ammirevole questo impegno. E poi una stampa della locandina dell'evento che abbiamo tenuto l'altro giorno a scuola nostra con un breve ringraziamento. Quindi Ginevra, consegna. Sei stata una delle docenti del nostro istituto, io non ho avuto la fortuna di lavorare con te perché sono arrivato già appena da più insieme, però ci dà comunque una stima che ci siamo frequentati al di là della scuola. Aggiungo solo una cosa, il sogno di Mauro del Giudice di avere una magistratura indipendente, poi alla fine si è realizzata, lui l'ha vista questa realizzazione. Per cui lui è nato quando era ancora in vigore lo statuto Albertino, che all'articolo 68 affidava il potere giudiziario direttamente a re, che era anche capo del potere esecutivo, quindi magistrato di nomina reggia, non voglio essere in sicurezza, però sono finita, nella Costituzione del 1948, quindi tra poco abbiamo festeggiato i 75 anni dell'entrata in vigore della Costituzione, l'articolo 104 invece sottolinea che la magistratura in ordine autonomo è indipendente, quindi che bella soddisfazione per noi il giudice vedere almeno sulla carta questa bella dichiarazione. È chiaro, ci stiamo ancora lavorando, purtroppo le cronache sono piene di episodi in cui c'è la commissione tra magistratura e presentito, insomma scandali, ma sono solo episodi per fortuna limitati e noi siamo fiduciosi che la giustizia, la vera giustizia di sempre. In uno scritto del 1953, quindi poco dopo due anni dalla sua morte, si ricorda che lui non amava gli appellativi come eccellenza, procuratore, commendatore, era molto umile. Lui era un magistrato, ma il magistrato con la M maiuscola, ragazzi. E termina questo scritto, rimaniamo a greggio, perché greggio dal latino ex greggio, fuori dal greggio. Lui era fuori dal greggio perché non si è piegato mai lungo il suo percorso professionale a quello che era il potere politico e il magistratore in particolare. Quindi vanto onore e decoro dell'intera umanità, dice questo resto, a un certo punto in questo documento del 1953, io direi vanto onore e decoro della città di Roma. Professoressa Rosario Ciò, che potrà grazie mille. Nazionale e internazionale a dire qualcosa sulla sindaca del conservatore di Roma. Innanzitutto porto i saluti del nostro presidente Saverio Russo, del nostro direttore Francesco Montaruri e soprattutto del nostro vicario, il maestro Francesco Mastromatteo. Sono sicura che
il Mauro Del Giudice sarebbe stato orgoglioso di sapere che Rodi ha accolto il conservatorio ormai negli anni 90, anzi negli anni 80, sarebbe stato orgoglioso di questa decisione e di questa opportunità per la città di Rodi. Io voglio dire una cosa, prima il nostro sindaco di Rodi parlava appunto dell'importanza dello studio della storia nelle scuole. Purtroppo io ho fatto liceo negli anni 80 all'incirca, un pochino dopo gli anni 80. Già ai miei tempi si studiava a malapena l'inizio per sommi capi della prima guerra mondiale. Visto che c'è una senatrice, bisognerebbe fare in modo che a scuola si studi e si conosca veramente la nostra storia, quella più recente. Secondo me bisognerebbe fare un triennio per lo studio dell'ultimo secolo e mezzo di storia, l'ultimo, perché altrimenti questi ragazzi non potranno mai conoscere veramente quello che è accaduto. E io sono quasi giustificata di non conoscere Mauro Del Giudice come l'ho conosciuto oggi, e ringrazio Maria Dorzino perché scrivendo lei ha lasciato una testimonianza, quella stessa testimonianza che Mauro Del Giudice ha voluto lasciare, perché quando è andato in esilio lui ha voluto scrivere sperando che qualcuno prima o poi avrebbe letto e pubblicato quello che lui ha scritto, che la verità prima o poi sarebbe venuta fuori. Ecco, questo dovrebbe essere il lavoro che dovrebbero conoscere i nostri giovani, sapere che persone a noi vicine, persone che hanno vissuto la stessa nostra storia, almeno alle origini, nell'infanzia, parlo dei giovani, hanno vissuto nello stesso territorio, hanno dato un contributo alla nostra società. Poi sono orgogliosa perché ho appena saputo che Mauro Del Giudice era un appassionato di melodramma. Io da cantante lirica sono veramente orgogliosa di questo, so che era un fan di Adelina Pazzi, che ovviamente quando stava nelle città, Napoli, Roma, lui seguiva molto volentieri. Mi ha colpito molto una frase che ho letto da internet, che lui è citato, no? Una sua frase a proposito di quello che scrive Salverò, lavorerò in maniera da onorare la magistratura e soprattutto uscirei libato il mio nome, l'unica ricchezza che posseggo su questa terra. Mi rifaccio alla frase dei ragazzi che appunto hanno detto un esempio per noi. E poi Maria, bravissima ad aver trovato in Cesare Pavese, nella frase di Cesare Pavese, la frase che introduce il libro. L'uomo mortale non ha che questo di mortale, il ricordo che porta e il ricordo che lascia. Allora interviene prima il presidente Albano e poi la ministra. No, sì, contate i secondi, sarò velocissimo. Allora, io prima di tutto mi scuso per il ritardo. Poi veramente anch'io vorrei unirmi ai ringraziamenti per Teresa, non solo per questo splendido lavoro, ma per il lavoro che fa su tutto il nostro territorio, per cui veramente è un lavoro egregio, è un lavoro che chiaramente noi dobbiamo supportare sempre di più, e credo che noi con tutti gli enti culturali che rappresentiamo, credo che te lo dobbiamo, non solo a te ma a tutti i nostri studiosi. Poi a me dispiace sentire sempre che i nostri personaggi più illustri sono sempre quelli che hanno remato contro, sempre quelli che sono stati fuori dal gregge. E non dovrebbe essere così, perché però purtroppo questa terra è una terra dura, a volte cattiva, ma sulla quale molto spesso si è non solo camminato, ma ci si è passati sopra
con i ruoli compressori, che purtroppo probabilmente solo che è riuscito a essere fuori dal gregge di oggi noi custodiamo i ricordi, ma purtroppo ci sono tantissime persone che nel loro piccolo hanno lottato, ma che non hanno trovato purtroppo il giusto spazio che forse avrebbero meritato. Io ho seguito tantissimo l'intervento di Michele Eugenio Di Carlo, di cui siamo amici su Facebook ormai, perché io non lo so quanto sia, oggi si parla di autonomia differenziata. Io ho vissuto il periodo della riforma dell'articolo 5 abitando a fianco a Pontida, insomma, e quindi quella riforma doveva essere quella che avrebbe portato l'Italia ad essere i nuovi land tedeschi. Invece ci siamo ritrovati dopo 20 anni ad essere peggio di quello che eravamo prima, e onestamente non so dove saremo con la nuova economia differenziata, per cui veramente tocca a noi far crescere in questi ragazzi il culto di quello che è il nostro territorio, di quelle che sono le persone che lo hanno onorato nel viverlo, e di quelli che oggi lottano ogni giorno per cercare di migliorarlo. Per cui grazie ancora a Teresa e a tutti per questa bellissima giornata. Allora, ringrazio innanzitutto il sindaco Carmine Danelli e l'amministrazione comunale che ha sensibilizzato questa opportunità, diciamo, di ricordare questa persona di famiglia, questo zio, che, di cui vive ancora, vive in vita più grande di me, mio nipote, che si chiama Mauro, il giudice, che vive a Milano. Purtroppo lui telefonicamente porge i suoi saluti, sarebbe un essere presente, ma tra le altre cose anche non vedente, e quindi è questo problema. Poi ringrazio Teresa, con la quale da parecchi anni siamo in contatto telefonico e ci abbiamo cercato di dare il contributo di quel poco che era il mio possesso, anche degli scritti di mio padre, mio papà, fra i vari suoi appunti sulla storia di Rodi, aneddoti e cose varie, ha sempre tanto scritto, forse ha preso dallo zio, anche se non aveva la sua cultura. Però mi ha parlato sempre tanto di questo zio. Io ho vissuto la mia adolescenza nei racconti di mio padre, della sua severità, perché era stato un uomo molto severo, anche con lui, nei momenti di bisogno non lo ha mai aiutato per le cose, diciamo un po' così, tipo un aneddoto che voglio raccontare. Mio padre era il gerco di lavoro e voleva passare nella famosa Guardia Reggia, che a quell'epoca è poi diventata la Guardia di Finanza, e lui scrisse, Dio, io vorrei se tu mi aiuti, lui scrisse a mio padre, a mio nonno, al fratello Gregorio, e disse: non consento assolutamente che tuo figlio passi in un esercito mercenario. Quindi lui è stato sempre, diciamo, un po' ostile a tutte le... Quindi tra i vari racconti di papà c'erano queste, la serenità di questo uomo che gli è stato molto vicino nei momenti di bisogno, anche quando durante la guerra lui si è dovuto congedare perché era stato congelato, quindi lui è andato a Roma, l'ha fatto ricoverare al Celio, l'ha spostato di ospedale, ecco, nelle cose importanti gli è stato vicino. Papà, lo conoscete, ha voluto che la sua salma venisse da Roma, ovviamente a carico suo, traslata nel cimitero di Rovigardanico, dove è lì sepolto. Io ringrazio tutti e grazie. Del giudice, che sicuramente è molto vicino agli antifascisti, a quelli di sinistra, però ecco, io non voglio dimenticare ciò che è scritto l'attuale ministro della giustizia Carlo Nordio su Mauro del giudice. Scrisse:
del giudice aveva manifestato ripetutamente il triste presagio di essere dimenticato e con lui la sua opera. Cosa scrive Nordio? Del giudice non ebbe fama né onori né titoli accademici, avrebbe potuto ottenerli in abbondanza se si fosse piegato alle lusinghe del potere o se solo avesse condotto un'istruttoria con la diligenza media di un prudente burocrate. Invece seguì la sua coscienza, perdette il posto e la salute, cadde nell'oblio. Nessun antifascista si ricordò di lui dopo la liberazione. Ecco, la straordinaria figura di Del Giudice nel caso Matteotti riscatta da sola l'umiliante sequenza di compromessi accettati dai magistrati di regina. E se, come si legge nella Genesi, il Signore risparmia un'intera città di peccatori per la presenza di un solo giusto, l'onore della nostra toga è stato salvato dal coraggio e dalla tenacia di questo presidente. Allora, la cerimonia qui adesso si chiude e poi faremo un piccolo corteo, andremo a via Imbriani per lo scoprimento della lapide. Ragazzi, attenzione, ci sono persone che non muoiono mai perché hanno lasciato qualcosa di vivo della loro storia. Mauro Del Giudice per noi deve essere considerato oggi ancora vivo. Vi suggerisco, quando passate presso il suo istituto o presso via Del Giudice o presso il cimitero dove sta sepolto o presso la casa dove è nato in via Imbriani, salutatelo. Dentro di voi, in petto, in silenzio, buongiorno eccellenza, e sarà sempre con noi. Grazie. Siamo stati